Sindaco, avete dovuto adottare questo provvedimento, che cosa è successo nel dettaglio? Sì, è stato un provvedimento a scopo cautelativo perché in realtà le analisi di ARPAM sono su un unico punto in via Raffaello a Piano Marina, quindi riguardano quella zona, e però l'ASUR ci ha chiesto di fare un'ordinanza a scopo cautelativo e di fare dei controlli su tutto il territorio comunale, quindi l'ordinanza di non potabilità riguarda l'intero territorio comunale a parte la zona ex Marotta di Fano, che ha un altro acquedotto e quindi fa parte di un'altra rete. Ora già da martedì sera sono state fatte delle controanalisi da parte di ASET per valutare le diverse zone del territorio, e quindi domani avremo i risultati e quindi eventualmente revocheremo l'ordinanza, però questa l'abbiamo dovuta fare a scopo cautelativo, appunto.